Non vi dico nemmeno quello che abbiamo fatto fino adesso. Allora, intanto mi arrivano tantissimi messaggi che hanno problemi di connessione alla radio. La radio non ha problemi, è che siamo già full. Io, Davide, te l'avevo detto oggi pomeriggio che avremmo fatto il full. Tu ti eri messo a ridere, ma così è. Ciao Davide, come stai? Ciao caro, bene, bene, guarda, ti guardo sia un po' da sinistra che da destra, perché siamo anche sulla mia pagina Davis Piano Sound Artist Page Live, quindi share, Ma condivido un po'. io penso che stasera quando hai finito la registrazione il collo che farà così. È la vecchiaia, devo sgranchirmi un pochino, ogni tanto. Beh, intanto è fantastico anche il mio retro, perché non essendo in Italia zona rossa, io non potevo fare live nella radio. Quindi di conseguenza lo sto facendo nella cameretta di mia figlia, dove almeno nessuno mi disturba. Però come puoi vedere dietro a Bravo, me c'è di tutto. Io mi sono anche messo davanti, guarda un po', Hello Kitty. Vedi, c'è anche Hello Kitty. Allora ho messo così, capito? Però copro Hello Kitty, ma scopro tigro. Vedi, quindi è un po' tutte e due. Allora, preferisco Pietro, a dirti la ah, è verità, anche io, però. il mio cagnolino si chiama tigro. Allora, Davide, allora, questa puntata è stata una puntata travagliata, perché adesso lo possiamo dire. Abbiamo messo un primo tuo brano che doveva fare da ingresso alla puntata. Poi, ahimè, alle ore 19:40 non si sa che è successo, il software salta. E qui ho detto: oh cavolo, non ho detto cavolo, ho detto un'altra cosa. Però ho chiamato il tecnico, gli ho detto: guarda, mi devi salvare la vita. Lui Porello era fuori con la ragazza. Ho sentito anche che litigavano, però gli voglio bene. Gli ho detto: ma in questo momento ti amo più della tua ragazza. Quindi lui ha capito e ha sistemato tutto. Poi ha capito anche la ragazza. Allora, io avevo appunto preparato un ingresso, ma a questo punto l'ingresso lo facciamo in modo diverso. Allora, Davide Stramaglia, chi è? Partiamo con questa storia bellissima, perché è veramente bella, di un ragazzo che parte da Torino e neanche decide, cioè neanche vuole andare dove oggi invece si è costruito una vita e si trova, a Londra. Però alla fine si innamora di Londra. Chi è Davide Stramaglia? Guarda, Davide Stramaglia è una persona comune, è semplicemente arrivato qua a Londra e ha cambiato un po' i sogni della sua vita. Cioè, devo dirti la verità, prima di arrivare a Londra suonavo il pianoforte, facevo mille lavori e non ho mai pensato di diventare o comunque essere un musicista a tutti gli effetti, 24 ore su 24, anzi, e nemmeno compositore, a dirti la verità. Quindi è stato tutto un susseguirsi di vicende, di amicizie, incontri. E sono venuto a Londra appunto 2 o 3 volte in ferie, e una splendida città, mi sono innamorato da subito, a dirti la verità. Infatti poi con la mia compagna mi sono detto: ma se ci ritorniamo alla terza volta mi sa che ci trasferiamo. E così alla fine è successo. Senti, E sono partito. Davide, intanto Davide a Londra, io sono a Roma, quindi a volte le voci possono anche incontrarsi nel momento in cui io faccio una domanda e magari Davide stava andando avanti con i suoi discorsi. Ma hai detto in questo momento che ti innamori poi di questa città. Però quando io ho parlato di Davide Stramaglia,
le persone mi hanno detto, ma aspetta, questo nome mi è nuovo. Invece questo nome non era nuovo, era super cliccato. Cioè, Davide Stramaglia si mette un giorno e lui mi racconta che è andato in un centro commerciale dove ci sono questi bellissimi pianoforti messi a disposizione da un personaggio che non ha bisogno di presentazione come Elton John, e ti metti a suonare un Pirata dei Caraibi arrangiato da te. E che succede là? Cioè, come ti... tu entri in questo centro commerciale, raccontami cosa è successo, perché lì sento anche che c'è una tua complice. Allora, guarda, in realtà è una stazione di treni San Pancro Station, dove per esempio è anche famosa per il film Harry Potter, quindi il binario 9 3 quarti. Fa anche un po' da centro commerciale perché ci sono dei negozietti. E ti dico, era a metà strada per andata e ritorno, per me andare a lavorare e tornare, quindi con la metro, e praticamente c'erano appunto questi pianoforti liberi chiamati Playmi Ariami Dios, che ti suggerivano quindi di sporarlo, che era tu, no, in quel momento, quindi potevi suonare liberamente in pubblico. Un bel giorno, arrivando una mattina presto, ho visto che c'era un sacco di gente e dopo circa 10 minuti ho visto Elton John arrivare con le guardie del corpo, tutta la gente si è ha fatto cerchio, c'era un pianoforte nuovo di zecca messo lì e lui ha dato spettacolo di 10 minuti e ha presentato il suo album, dopodiché se n'è andato e ha lasciato quel pianoforte libero per suonare. L'hanno bloccato per circa una settimana perché lui ha firmato sopra, quindi ha messo poi un pannello di plexiglass per non cancellare la sua firma, e appunto l'hanno lasciato in fascia. Come è arrivato dalla stazione, io mi sono subito precipitato ed ero insieme alla mia amica che stavamo prendendo un caffè, e lui ha detto, ma guarda, adesso ti sono un pezzo che ho appena messo, arrangiato e messo due canzoni insieme. Abbiamo fatto appunto Pirati dei Caraibi, e in Italia si chiama Trono di Spade, che è Game of Thrones, together, noi insieme. Allora, dai, fammi il video, va, giusto il capo, no? E proviamo a vedere cosa esce. Allora, ho fatto questo video e dopo qualche giorno ho iniziato a metterlo su Facebook e ho visto che ha iniziato a diventare virale. Anche ho detto, boh, allora lo metto su YouTube e vediamo un po' che... Non mi aspettavo una roba del genere, nel giro di, io posso dire, una settimana avevo 300.000 visualizzazioni, una roba pazzesca, dico, ma che succede qua? E da lì ti dico, adesso sto video ha superato i 2 milioni, quindi è diventato virale, per me una super sorpresa, quindi hanno iniziato a contattarmi, a seguirmi persone da tutto il mondo, e a dirti la verità io ogni giorno comunque controllo sempre le notifiche di YouTube e rispondo anche a tutti quelli che scrivono, che commentano, e cerco appunto di avere anche dei dialoghi, no? È stato veramente bello, perché si vede che ti metti, allora, quello che ho notato io, che si vede che ti metti seduto su quel piano con molto rispetto. Cioè quasi pregandolo di dirgli, magari quasi lo stavi pregando e gli stavi dicendo, non farmi fare brutte figure, io adesso parto, tu per favore fai quello che ti chiedo e magari fai qualcosina in più. Di la verità, te lo sei detto? Beh, guarda, sai cos'è, che comunque in situazioni del genere ti siedi, vai, devi avere comunque un feeling, no? Sia con lo strumento che comunque con l'ambiente, quindi certo, sicuramente è una situazione particolare. È stata una bella situazione, però Davide diventa da lì Davide Piano Sound. Perché? Piano Sound. Perché? Perché grazie a questi pianoforti che appunto c'erano in questa stazione ho iniziato a suonare. Quindi tornando a casa dal lavoro, che io lavoravo in un ristorante nel centro di Londra,
quindi andata e ritorno mi fermavo spesso e volentieri lì, suonavo e diciamo che appunto per i primi 2 anni io spesso completamente di suonare, quindi quando ho scoperto questi pianoforti ho ripreso in mano la musica e ho preso in mano un discorso diverso, la composizione, perché ho visto alcuni pezzi miei, allora iniziavo a suonare, che era un po' tipico di attività, non è che mi usassi molto. Però giorno dopo giorno mi sono spinto e vedevo anche la reazione delle persone che venivano lì e mi chiedevano che pezzo era, che pezzo hai suonato, bellissimo, bello, facevano regali, quindi da biglietti, da lettere, fiori, bottiglie di vino, c'era di tutto è successo. Soldi, perché ovviamente anche la gente pensando che fossi lì, no? Anche a tipo come basker, no? E quindi dava appunto le mance. E io giorno dopo giorno per me era un po' come un ritorno a casa, dire la verità, era una seconda casa quella stessa. E ho iniziato a comporre musica, quindi dopo 2 anni mi sono preso il mio primo pianoforte digitale qua a Londra e da lì ho iniziato appunto giorno dopo giorno a comporre pezzi, perché poi alla fine mi sono detto cosa faccio a Londra? Ho sempre suonato in vari gruppi, sempre cover e non ho mai dedicato, non mi sono mai dedicato forse alla mia creatività, a me, cioè, e quindi ho iniziato così, ho visto appunto un buon riscontro con la gente e mi sono stupito e quindi ho detto, oh, allora mi sa che è un buon, forse è la strada giusta per fare qualcosa forse di diverso che neanche prima pensavo. Ma infatti poi da lì però la tua storia comincia a prendere una certa piega. Cioè, tu cominci a fare la tua musica. A proposito, ma tu senti ancora i tuoi vecchi amici, la tua vecchia band? Cosa ti dicono loro? Guarda, alcuni di loro sono online in questo momento. Peccato che adesso noi siamo su WhatsApp e l'audio di Facebook Live non funziona. Infatti mi stanno scrivendo che l'audio non c'è. Quindi, una volta che finiamo la registrazione, mandiamo lo streaming audio e magari rifacciamo il video, montiamo sul video. Comunque, alcuni di loro sono qua, che appunto mi stanno salutando e scrivendo, e ogni tanto li sento, ogni tanto gli invio i miei brani, cosa ne pensano, mi danno appunto dei feedback. Sono contento appunto di quello che sto... diciamo, ecco, il mio percorso sta prendendo finalmente un po' di slancio e quindi mi supportano e sono contento, mi fa piacere. Senti Davide, se ti dico Berlino, cosa mi rispondi? Che mi sono innamorato di Berlino, perché sono riuscito ad arrivare appunto al Filarmonico di Berlino a suonare e a presentare la mia musica a Conoscia, che è stato, diciamo, uno dei miei pezzi forti del primo album. Tra l'altro questo brano poi l'ho dedicato, comunque l'ho composto cantando mia sorella. Miei fratelli, un fratello e una sorella più piccoli di me, mia sorella ha 4 anni in meno, vivono nelle Canarie, quindi sono sempre tutti distanti, no? L'uno all'altro. Comunque un giorno pensavo a lei e ho composto questa canzone e gli ho detto guarda, adesso te la faccio ascoltare, poi tu gli devi dare un titolo. No, così. E lei appunto ha scelto Ocean perché ne ricordava, diciamo, le onde del mare, essendo anche comunque su un'isola, magari è stata più ispirata. E Berlino? E un'emozione super. Scusami? Dico, tua sorella, tu hai fatto questa musica, poi tua sorella gli ha dato il nome, Ocean. Ocean, diciamo perché... riferita all'oceano, a ciò che vi divideva? Sì, infatti anche sì, la distanza ovviamente da qua a là è notevole, adesso non so se sono 3.000, 2.000 erotti, adesso non è che geograficamente sia molto affamato, però sono 3 ore di volo, 3 ore e mezzo, qui è una distanza. Certo, non è di sicuro dietro l'angolo. E un'altra cosa ti volevo chiedere, Davide. Davide, ti devo chiamare Davide o David o Davis? Guarda, anche Davide va bene, ho dovuto, diciamo, inventarmi anche un nome, questo nome artistico, perché
ai tempi, quando ero più giovane, mi chiamavano Mozart. E ho provato a, diciamo, a fare dei cartelli, a mettere un nome. Io infatti volevo arrivare proprio Mozart. Là. Io volevo proprio arrivare là. Mozart. Ma perché ti chiamavano Mozart? Oh. Diciamo per ok, il piano ci sta, ma per essere avvicinati a Mozart, allora, due erano le cose. O stressavi in una maniera pazzesca i tuoi amici, oppure eri già veramente forte. Guarda, molto probabilmente perché facevo un'alla turca sparata a 200, non lo so, di metronomo. Forse anche di più, a dire la verità. Essendo che ho iniziato a studiare comunque musica classica, quindi alla turca era uno dei miei pezzi forti, diciamo così. Ero piccolino, io ho iniziato, vabbè, alle medie, ho finito le medie, mi sono poi buttato in conservatorio, neanche sapendo cosa fosse un pianoforte, non l'avevo mai visto prima, quindi figurati. Sono arrivato lì, ho fatto un esame con un pianoforte, avevo suonato sempre una tastiera piccolina così, e quando mi ho messo ste dita su questi tasti enormi, mamma mia, ero quasi impressionato perché non ne avevo mai visto uno, né suonato. Comunque suonavo con una mano destra, solo perché la sinistra non l'avevo mai usata per suonare, perché la tastiera che usavo, quella roba giocattolo, non mi poteva fare due suoni insieme. Quindi improvvisavo, diciamo, orecchio quello che ascoltavo, le canzoncine, le musichette, e così poi sono finito in conservatorio, mi ma sì, vediamo cosa succede. E ho iniziato che in realtà ha fatto attraverso i pianoforti, due strumenti insieme, per la verità. E poi appunto dagli amici, poi suonavo in una band e facevamo cover dei Nomadi, proprio tributo a Nomadi. E ho iniziato io a 16 anni a suonare con gente che aveva 20, 18, 20, 22 anni, e quindi ero il piccolino del gruppo, e da lì mi hanno soprannominato Mozart. E quel nome è rimasto, quel soprannome è rimasto. La gente non sapeva neanche come mi chiamassi in realtà. Quindi, boh, dai, cosa fare? Beh, direi un soprannome coi fiocchi. Vabbè, per carità di Dio, sempre anche, con tanto rispetto e cappello. Diciamo, certo, ovviamente, ma anche un nome che è un'eredità pesante addosso. Cioè, sai, quando uno comunque si presenta e magari dice, sai, era soprannominato Mozart, sai, c'è da parlare lì. C'è da parlare, beh, comunque sempre esagerate. Senti, allora David, un'altra cosa ti volevo chiedere, perché sono curiosità che poi mi sono venute strada facendo, perché poi vedi, io oggi ti avevo detto, ah guarda, mi sono preparato le domande di qua e di là, ma no, io poi vado a braccio, le domande non mi piacciono, non mi sono mai piaciute, perché le cose preparate non mi sono mai piaciute, non sono mai spontanee, a parte che vabbè, guardando quello che stava succedendo prima, non era niente spontaneo. Allora, no, ti volevo chiedere, perché adesso parlando di Mozart mi è venuto in mente un altro grande artista, maestro, non artista, maestro, e ti cito una sua composizione e ti dico, tu come la faresti? Io ti sto dicendo, per Elisa, grande Beethoven, portarla al 2021. Guarda, ci sono, sarebbe anche tosta. A dire la verità, pensa che per Elisa è stato il pezzo che ho portato come per entrare al conservatorio. Io ho suonato per Elisa con la mano destra e il direttore dell'orchestra di Alba, Paolo Paglia, che è stato poi il mio insegnante anche per storia della musica e composizione, lui mi ha messo alla sinistra. Si è alzato e mi fa, ah, la sinistra non la usi? E ho detto no, perché non ho mai... Allora lui è venuto lì e mentre io suonavo la destra, lui mi accompagnava con la sinistra. Che ricordo di questo brano? Beh, Beethoven anche è un altro pezzo della storia mondiale, quindi c'è tante cose da dire. Pensa che per alcuni siti di musica free, mettiamola così, perché tu sai che dopo un tot di anni decade il copyright. Invece per Beethoven, Mozart, Chopin, sai che il copyright non è decaduto? Ah, a dirti la verità no.
Sì, perché mi sono andato a informare, perché diciamolo, questa è una novità, da lunedì avrai uno spazio dedicato sulla nostra Radio Mia Web, dedicato a te, dove andranno in onda i tuoi capolavori, perché io l'ho sentito e io co-Ocean, te lo faccio anche io il cuore, io co-Ocean ho veramente viaggiato, ho chiuso gli occhi e ho viaggiato co-Ocean. E quindi dalle ore 19 per una mezz'ora, quindi dalle 19 alle 19.30, i pezzi di David's Piano Sound andranno in onda su Radio Mia Web, ma non solo il lunedì, lo spazio sarà dal lunedì alla domenica. Super fantastico, grazie mille di cuore davvero. Questo ovviamente grazie a te che ci dai la possibilità di ascoltare e di poter trasmettere i tuoi pezzi, perché sei una persona a cui la gente vuole bene, David, perché io oggi te l'ho detto, ho allargato gli slot, perché sono sicuro che saranno full prima dell'intervista, e a me mi scrivevano alle 8 meno 5: Dario, ma la radio funziona? Sì, la radio funziona, essendo una web radio alloggia, ha degli slot e quindi ospita delle persone per ascoltare quello che noi trasmettiamo in diretta, e questi slot li abbiamo riempiti, e quindi guarda, super fantastico, i tuoi amici ti vorrebbero in audio, lo vedo. No, sai cos'è? Che adesso sto scrivendo, il link è nel post, perché abbiamo già scritto e condiviso varie volte il live, cioè il discorso della diretta. Se queste persone andassero a vedere il post, c'è il link e sentirebbero la diretta. Ma infatti loro, se adesso vanno in diretta, è capace che non trovano uno spazio libero nella radio, perché abbiamo fatto il pieno. Ma noi, siccome siamo bravi, ci siamo registrati la nostra intervista in diretta e poi rimetteremo l'audio e rimandiamo anche il video. Allora, fantastico. Sì, no, bisogna farlo per forza. David, allora io faccio un passetto avanti e tu oggi mi parlavi di alcune tue novità. Quali sono? Guarda, ecco, dovevo iniziare una bella domanda, perché allora quest'anno è stata una tragedia per tutti, cioè l'anno scorso, per il discorso del Covid, che ha coinvolto ovviamente a livello globale tutti, specialmente come noi artisti, il discorso di live, suonare, lezioni, tutto un macello. Quindi non mi sono dato né abbattuto e non mi sono dato ovviamente... mi sono dato degli obiettivi diversi. Allora, a prescindere che io negli ultimi 3 anni ho iniziato a fare basket, almeno con una licenza, quindi suonando in underground, quindi da oggi al domani con questa pandemia tutto si è bloccato e quindi il lavoro è completamente fermato. Allora mi sono trovato a dire che cosa può fare adesso David's Piano Sound in questo momento. Mi sono detto: non ho un computer, non posso registrare, fare lezioni online è una cosa che realmente non è che mi faccia impazzire. Dico, cosa posso fare? Io ho sempre avuto il discorso dei gruppi, suonato appunto con tante band, e mi sarebbe piaciuto forse un discorso di dire: oh, magari David's Piano Sound, perché non fa un David's Piano Sound band? Ultimamente stavo suonando dello sbugiardo, improvvisando appunto con il mio pianoforte digitale nell'underground, e vedevo un feedback molto positivo della gente, quindi mi chiedeva anche della musica, quindi del CD, hai il CD di questa musica che stai suonando? Io dicevo no, ho un altro genere di musica, però non questa. E allora in questo caso mi sono detto, perché non fare invece questo tipo di musica e portare avanti un discorso invece per i live, quindi concerti live
è avere una band, quindi essere tra virgolette leader di una band e andare in giro appunto suonando live. Allora mi sono detto, boh, quattro soldi li ho, li spendo tutti e li investo, tanto apriranno le scene, quindi ritornerò a fare Maskin, spero in 3-6 mesi e poi chi vivrà vedrà. E così ho iniziato a comporre della musica diversa, mi sono comprato un MacBook, quindi ho scaricato Logic, comprato ovviamente anche il programma per registrare, e mi sono messo in condizione di imparare di nuovo da zero come editare, registrare la musica, e da lì adesso ho iniziato a pensare a tre progetti, di cui uno è partito proprio in questi giorni, dove ci sono coinvolte quasi 20 tra musicisti e cantanti. Quindi un lavoro grosso, ma diciamo appunto guardando al futuro, visto che adesso non possiamo tornare live, il mio diciamo pensiero è di creare, di fare un album, per esempio adesso Soul Funk, dove ci sono musicisti forti, dove ci sono cantanti forti che suonano e cantano la mia musica, e arrangiati da Giovanni Sanipoli, saluto e ringrazio per l'aiuto che mi dà, lui è a Gubbio, e anche lui il compositore, dalla musica classica al jazz, e si è presa questa briga di farmi da arrangiatore per i fiati, perché in questo progetto coinvolge una big band, quindi ci sono almeno 6-7 fiati che suonano, quindi tra sax, trombetta, buone culisse, e oltretutto sono tutte persone che io ho contattato tramite Facebook, quindi connessioni online, quindi mi sono dato proprio alla pazza gioia. Sei diventato, cibernetico. Anche sì, ma d'altronde non puoi uscire di casa, non puoi avere contatti, e allora l'unica grande opportunità è all'online, quindi Facebook e via. Allora ti dico, ho iniziato a guardarmi intorno, a reclutare musicisti, di cui per farti solo qualche esempio, magari anche qualche nome, visto che sono riuscito a contattare una Marcia Biguet, che è praticamente in California, lei è una smooth jazz professionista, suona flauto traverso, sax e pianoforte, una scuola di musica sua, e lei ha registrato due soli di flauto traverso in uno dei miei brani, quindi questo è tutti work in progress. Chitarrista José Ortiz del Venezuela, però è qui a Londra. Anna Horton, sassofonista fortissima qua UK. Matt Hodge è un percussionista grandissimo che ha registrato anche per un singolo che tra qualche giorno uscirà, una pop songs, dove è messa il lyric, cioè il testo, è messa da Luisa Santiago, che è colombiana, anche lei però qui a Londra. Poi c'è un italiano, un mio caro amico, un vecchio amico, diciamo, Marco Carretto, trombettista, che tra l'altro ha anche un CD, quindi congratulazioni. Bruno Cagliazzo al basso, di Napoli, lui viene a registrare qua direttamente a casa mia, abbiamo già fatto tutte le registrazioni col basso, manca ancora un brano, ma diciamo che adesso tocca agli altri musicisti mettere mano. E una Marie Feliz, che è una trombonista, quindi trombone a culisse, dalla Francia. Quindi ti dico, chi sono così, sono musicisti. Le singer sono Janine Johnson, che ha cantato anche un duetto con una delle cantanti dell'Incognito, che è una band che ha 40 anni di storia, tra l'altro ero andato un anno e mezzo fa a vederli live, ed è una band che ho preso anche, diciamo, spunto, anche per un brano che sarà nel mio album, che è molto molto simile a loro, e tra l'altro appunto il duetto che ha fatto con questa singer, che si chiama Sulene Fleming, la quale ho contattato anche, e molto probabilmente avremo anche, le devo lasciare un pezzo, quindi molto probabilmente anche per una un lavoro insieme. Tamara Ramen from Russia, anche lei è qua a Londra. Keito dal Sudafrica, questa ragazza che mi canterà uno dei brani, che si chiamerà, vabbè, sarà un gospel, arriva dal Sudafrica. Lei l'ho conosciuta sempre tramite Facebook, perché mi aveva contattato per qualche live, avevo iniziato un piccolo progetto che poi è andato a scemare,
lei faceva parte del Lion King Theater, quindi immagina tu il volume di lavoro e ovviamente la qualità della cantante. Tina Johnson in Germania, grandissimo soul funk cantante, e l'ultima è Naja, perché con la W, lei è metà marocchina e metà francese. Quindi ti dico, guarda, Londra vuol dire che quando ti affacci in questo mondo, hai tutto il mondo intorno a te e molti spunti per cui, diciamo, la musica sta anche prendendo piega. Quindi fare anche, non so, musiche latino-americane, sempre dal jazz, quindi cercare queste influenze come anche africane. Hai creato un gruppo mondiale. Mondiale, bravo, perché sto puntando molto a tante cose, quindi connessioni varie con più persone che posso, con grandi e bravi musicisti, cantanti, e certo, in tutto il mondo, anche perché sai cos'è, adesso per esempio la mia musica Spotify, lo scorso anno ho chiuso con 750.000 streaming, e guardando, diciamo, il resoconto, la maggior parte sono Latino America e Spagna, quindi anche il discorso di una lingua spagnola, infatti mi ha, diciamo, dato uno spunto di fare appunto il prossimo singolo che uscirà tra 1 o 2 settimane, sarà proprio una pop songs cantata in spagnolo, che sto pensando anche di fare in 2 versioni, in italiano e in inglese, per fare una cosa globale. E in questo singolo ho contattato Massimiliano Gelsi, che ha suonato, è andato in tournée con gente, Vasco Rossi, Zucchero, Ligabue, 883, Elisa, Tiziano Ferro, La Manoia, ha fatto Sanremo, ha fatto di tutto e di più. E quindi ecco, l'ho contattato e ha registrato la parte del basso, e per questo lo ringrazio, grande, una bravissima persona, e oltre che un grande artista, al sassofono, perché ho dedicato forse 30 secondi di questa song a un sassofonista, anche lui campano, Enzo Buonario, che lui ha dei video virali, 4 milioni su Facebook, una roba pazzesca, c'ha 100.000 follower su Facebook, bravissimo, è giovane, voglia di fare, voglia di arrivare anche lui. Alla batteria c'è il mio caro amico Mirko, con cui ho iniziato a suonare in una band che abbiamo chiamato Vasco Antico, quindi un tributo band di Vasco Rossi, e lui appunto mi ha suggerito di contattare Massimiliano Gelsi, quindi vedi, e tanti nomi in realtà, perché sono super contento di collaborare con gente forte, gente che ha voglia di fare e di non suonare come, sai, a volte spesso capita di essere forte e bravi e di rimanere in garage a suonare. Allora, Davide, guarda, io sono rimasto in silenzio perché ti ho... No, guarda, sono rimasto in silenzio perché vederti raccontare quello che stai facendo e comunque vederlo col sorriso, link audio, post Facebook, per audio... Fare qua, no, audio, lo sappiamo. Adesso appena finiamo vi mandiamo tutto l'audio, perché sennò così lo vedono una volta sola, invece così la risentono due volte, dai. No, io dicevo, bravo, ho letto l'intervista che ti ha fatto il giornalista tedesco. Ho letto quell'intervista e io a Berlino. Perfetto, italiano e Berlino. Cioè, io ho letto quell'intervista e lei alla fine ha detto ho dovuto chiudere l'intervista, ma sarei stato ad ascoltare Davide per non so quanto altro tempo, perché era un fiume in piena e aveva mille idee. E questo è vero, perché comunque tu prima hai detto una parola che forse magari qualcuno non conosce. Hai detto basket. Oh. Cioè, non è
il basket è giocato per strada, cioè non è un locale dove si suona, è la strada degli artisti. Allora è proprio la via del corso romana, cioè mettersi su un marciapiede con freddo, pioggia, vento, gente che a volte passa e, consentimi il termine, a volte dice pure che palle questi, ecco, però i questi sono quelle persone che comunque credono nel loro sogno e, come un giorno mi hai detto tu, ti possono anche cadere le dita dal freddo, però suoni, perché quella è la tua passione. E poi tornare a casa con, all'epoca, 5 sterline o 5 euro, 10 euro, 15 euro. Sì, fanno comodo per andare avanti, ma quando fai il tuo, lo fai bene e sei soddisfatto e vedi tanta gente che di fronte a te ti applaude, e ti stima, quello è il 50% secondo me. Ecco, il basket, lui è il classico ragazzo che è partito con tanti sogni, è arrivato su una strada a suonare sulla strada e da lì è diventato il nostro Davis Pianosano. Io sono molto felice. Guarda, veramente. È stato un passo devo dire molto difficile, non è stata una roba salva di strada e mi metto suonando. È stato un passo che mi ha spinto, non dico alla disperazione, perché per carità, però in quel momento mi hanno lasciato a casa dal lavoro, probabilmente, con una lettera da quel tempo male. E mi sono detto, wow, che cosa posso fare adesso? Avevo appena ripreso in mano la mia musica, le mie composizioni, e visto che suonavo in questa station e vedevo appunto che la gente apprezzava quello che facevo, che suonavo, mi sono detto, io in un altro ristorante non ci voglio finire. Ho detto, no, non posso. E allora, conoscendo anche in quella stazione altri basket, quindi artisti di strada, mi hanno detto, no, vai a suonare in strada, comprati un pelo digitale, un amplificatore, una batteria per dare energia allo strumento, e vai. Ho detto, ma cavolo, io c'avevo, quando ho iniziato a fare basking, avevo 36 anni, sono già passati parecchi anni, io sono a Londra dal 2012, e cavolo, io ero spaventato, guarda, proprio a dirti la verità. Era una cosa che non avevo mai fatto e né pensato nella mia vita. Ho iniziato, ho detto, vabbè, proviamo, vediamo come va. Ho speso quei 4 soldi che mi avevano dato di liquidazione e me la sono tentata. Mi sono messo in 1, 2, 3 posti e ho detto un po' male, perché non è che ti puoi proprio mettere dappertutto, in realtà. Cioè, ci sono regole e non ci sono regole. È una situazione un po' strana. In realtà basking qua a Londra si fa da 20-30 anni. Però legalmente non c'è proprio niente di tanto legale, nel senso, non è che c'è qualcuno che ti controlla o c'è la consil che gira, non è neanche con i soldi, non viene a fregare la mazza, per esempio. Però se la consil passa, ti vede lì, diciamo che le regole che ci sono dei posti area proprio per i basket, quindi tu vai, fai coda, suoni, fai il giocoliere, fai quello che vuoi, fai divertire la gente, parli, che ne so io, e hai un tot a testa di minuti, quindi magari un'ora a testa, 40 minuti, e poi ti devi muovere, devi andare dall'altra parte, per non essere sempre nello stesso posto. Quindi io invece mi ero messo al di fuori di questo gruppo di persone e ho provato la mia strada da solo a trovare dei posti dove potevo fare basket, per non essere né di disturbo a nessuno e né avere concorrenti, diciamo così. Ho iniziato poi a trovare i miei spot a Piccadilly Circus e Oxford Street, che sono proprio al centro di Londra, e dove mi sono trovato benissimo. E io ti dico, guarda, sono tornato a casa, il primo giorno che ho fatto uno di quei due posti, con queste monetine ho detto, oh, no. Cioè, mi ero detto, posso fare io una roba così? No, non ci credevo nemmeno io. Quando ho contato i soldi, ho visto che ho fatto praticamente, ho guadagnato quello che normalmente facevo io nel ristorante 8 ore al giorno, 3 giorni di lavoro. Porca. In 6 ore. Hai capito. Allora mi sono detto, per quanto sono stato scemo? Per quanti anni sono stato scemo? Io
io sono arrivato qua a Londra, ho perso un'opportunità enorme, iniziare a suonare, cioè continuare a suonare in realtà, e a cercare lavoro, cercare di imparare l'inglese che non sapevo neanche una parola. E quindi ti dico, è stato wow, non me l'aspettavo. Poi non posso dire che il busking sia semplice, perché come dici te, c'è l'inverno, andavo a suonare l'inverno a meno 2, meno 3, meno male che era un po' più freddo, che io l'avevo tante volte, mi sono fatto anche un giorno a meno 21 in Piemonte. Quindi posso dire, quindi eravamo belli abituati. Diciamo di sì, però mediamente appunto fa meno, perché ne so, meno 8, meno 9, meno 10, invece qua fa meno 2, meno 3. Però ti dico, dopo 2 ore le gambe, cioè io seduto così a suonare il piano, mi si atrofizzavano, dovevo per forza tornare a casa. Guantini, quelli tagliati per riuscire a suonare quei guanti, ma è indescrivibile. Poi pioggia, qua piove quasi sempre, quindi non è che hai il posto col tettuccio e puoi suonare. Poi figurati, roba elettrica, e quindi elettronica, come fai? Allora, togli molta smack carica e la schiena pezzi, quindi è dura. Poi vai nella metro, poi scale, sali, scendi, quindi non è facile, non è assolutamente facile, però te lo giuro. E poi, dopo 3 anni, diciamo così, di busking allo sbando per strada, ho fatto appunto un'audizione invece per suonare in underground, e quindi essere tra i 200 buskers che hanno questa licenza e l'opportunità di suonare appunto al caldo, al coperto, e momentaneamente sono il terzo anno, questo terzo anno di basket in underground, però calcola quest'ultimo anno fermo, loro mi sto guardando appunto avanti in quei lavori, e quindi ho grandi progetti e voglio fare contenti anche quelli che suonano con me, quelli che registrano con me, perché sai, arrivare a un certo punto e dare ovviamente merito e finalmente a gente che, cavolo, potrebbe essere su uno stage, grande stage, e non lo è, non c'è, e mi piacerebbe magari dare una mano con questo, quindi ce la metto tutta e sto guardando veramente avanti. Lo so che sei un ragazzo dal cuore grande, perché oggi ti ho sentito quando ne parlavamo al telefono, quindi non hai esitato a dire alcune cose che a me hanno fatto piacere, perché dimostrano che sei una persona per bene, dimostrano che sei grato alla vita per quello che ti sta accadendo e quello che ti ha dato, e dimostrano che sei pronto a dire grazie alla vita e magari aiutare chi ci sta provando. Si è sentito proprio dalle parole che hai detto, spero di averci preso. E guarda, io posso dirti che ho iniziato appunto, cioè sono arrivato a un punto della mia vita facendo basket che non avevo casa e lavoro, quindi dormivo presso a casa di una che mi ha conosciuta nella stazione di San Pancras, che mi ha detto, ma vieni a dormire a un divano, che il divano era più piccolo del mio pianoforte, però ho dormito lì praticamente le sere, andavo via la mattina e tornavo la sera solo per dormire. Ho fatto una vita così per un mese, finché non ho appunto poi messo in quadro la mia vita, e da lì tutto in salita. Sono addirittura finito a livello di studio strutturale, lo sai? Non mi è arrivata bene la voce, dimmi un po'. Sono anche finito agli Abbey Road Studios a suonare, a incidere. Wow! Sai come? Suonando per strada una cantante mi fa, ho bisogno di un pianista, stiamo facendo una cosa, vuoi venire? Sì! E così c'erano 40 artisti che dovevano registrare per una sigla, per un evento, e sono andato agli Abbey Road Studios un giorno intero, come secondo pianista, eravamo in due pianisti, due tastieristi pianisti, abbiamo iniziato a registrare tutto un giorno intero con proprio gli Abbey Road Studios, quindi c'è anche il video su YouTube, tra l'altro ti consiglio di andare a vedere. E quindi pensa, lì rispiamo sound per strada agli Abbey Road Studios, dove sono per entrare ci va il grano. Ma tu gliel'hai detto all'altro, tu l'hai detto all'altro pianista, fai il favore, vatti a fan giro. Allora, ho iniziato a fare un 4 macchine con un pianoforte che costava 200.000 dollari, sì, perché era uno Steinway D, quindi ho iniziato a improvvisare, divertirsi,
Guarda, io sono molto sincero con te, ho imparato a essere molto, come si può dire, a non credermi nessuno, perché ci sono dei musicisti davvero unbelievable nel mondo. Io penso solo di dare il mio piccolo contributo con qualcosa di bello da ascoltare, se è possibile dire bello, e niente di più. Quindi ti dico, sono proprio tranquillo. Una volta, ecco, forse da ragazzino, sai, ti senti un po' figo, un po' figo, magari sei un po' veloce, un tipo strano, cioè i capelli lunghi, e ascoltavo metal, quindi c'è un misto della mia, diciamo, storia musicale. Certo che dal metal, dal metal al piano, eh? Un po' di genere, poi ho scoperto il rock, la fusion, e da lì mi sono innamorato della fusion. Adesso sto cercando di fare il jazz, quindi vediamo, sempre tenendo la testa bassa, con tanto rispetto per i grandi. Però diciamo che appunto, ecco, il mio secondo progetto sarà proprio un altro jazz. Adesso sto già lavorando a quello, e ci sta lavorando anche Andrea Poltronieri, che è il sassofonista attuale di Cristina D'Avena. È stato anche a Zelig a suonare, poi è un grande musicista, e lui sarà il sassofonista di punta del mio album, dello Smooth Jazz album. E ovviamente sto lavorando anche a un terzo progetto, come il mio Light Before Darkness, che è uscito il mio singolo a Natale, lo scorso Natale. Sto facendo anche della musica cinematografica, quindi musica per i film. Sto collaborando con un violoncellista, compositore, anche chitarrista tra l'altro, di Tenerife. Quindi siamo un duo, il quale io compongo i brani e lui li fa diventare magia. Quindi li arrangia con l'orchestra e il violoncello, e da lì crea gli spazi. Certo. E stiamo facendo appunto un album che sarà uno dei quattro che abbiamo intenzione di fare. Adesso l'elemento del live, cerchiamo di fare appunto quattro album, quattro elementi di live. E quindi diciamo che quel ragazzo che non aveva niente da fare è pieno e pieno e pieno di impegni, e questo è molto molto bello, e io sono molto molto contento, perché piano piano ti sto conoscendo e sono sempre più affascinato dalla tua persona. E David, allora, io ti faccio un'ultima domanda. Tu mi hai detto che hai un sogno nel cassetto: suonare con una band in un posto specifico. Guarda, come a Berlino, ho pensato di arrivare lì. Perché a Berlino, tra l'altro, erano degli Awards nomination. Io ho fatto parte di una, diciamo, di un gruppo di pianisti, compositori che erano, e sono di tutto il mondo, però sono stato l'unico italiano a partecipare a questi Award Nomination, dove c'erano altri miei 21 colleghi, con cui due o tre siamo ancora amici, cerchiamo di pensare, guardando al futuro, di fare altri concerti, quindi in teatri, in posti ovviamente di livello. E il mio sogno qui a Londra, appena sono arrivato, è stato il Royal Albert Hall. E per un pelo non ci sono finito a suonare, perché ho iniziato una collaborazione con una cantante per suonare in una piccola saletta del Royal Albert Hall, ma non c'è stata l'opportunità. Però mi piacerebbe proprio arrivare a suonare a quella, dove, che ne so, Hans Zimmer, dove Ludovic Einaudi viene e suona, capito? Quindi riuscire ad arrivare un giorno, chissà, a un posto così. Beh, allora guarda Davide, ti dico una metafora. Io ormai ti chiamo Davide perché italianamente detto ti chiamo Davide. Ti dico una metafora, allora, guarda, che magari ti può essere di aiuto. Allora, sai il leone, il re della foresta? Perfetto. Il leone 9 volte su 10 non riesce a prendere la sua preda quando deve mangiare. Allora tu dirai: ma allora, se un animale così, un felino, non riesce a prendere la sua preda 9 volte su 10, perché è il re della foresta? È il re della foresta, la cosa che lo rende re è la perseveranza, fino ad arrivare alla 10ª preda,
quando poi lui raggiunge l'obiettivo. Quindi tu hai perseveranza, le prede le stai piano piano prendendo, arriverà anche quella, sono sicuro che arriverà. E il giorno che arriverò io prenderò un biglietto per Londra, verrò lì e farò la diretta con Radio Mio Web. Guarda, super, super, in quel momento avrai un botto di follower. Quindi tutto di guadagnato. Assolutamente, ma guarda, ti dico un'altra cosa, Davide. Io faccio la radio per passione, io ho il mio lavoro ormai da quasi 30 anni, e faccio la radio per passione, perché è una passione da quando sono stato piccolo, parlare in un microfono, parlare con la gente, far conoscere storie, far conoscere al mondo altre persone che magari hanno una storia dietro, perché chi ti vede su YouTube magari dice, toh, guarda questo, 10 milioni di follower, questo guadagna una cifra dei soldi, così dicono a Roma, no? Sì, perché questo, sai, la magia è questo, no, di internet, no? Quando si vedono, cioè, non vedono dietro, oggi ho scritto su internet, su Facebook, sulla nostra pagina, seguite l'intervista di David's Piano Sound, perché ci sono 10 milioni di motivi per ascoltarci. Si riferivano a quei singoli che hanno cliccato il tuo, era 10 milioni di persone che sono venute, quasi 10 milioni che sono venute a vedere quel tuo video di YouTube, e che però magari non si sono mai chiesti chi c'era dietro quel video, chi era quello dietro quel video, e invece questa sera l'abbiamo un pochino messo tra virgolette a nudo, no? Si è raccontato, e è stato veramente bello, perché questo deve essere veramente un insegnamento a tanti giovani artisti. Io ti ho detto, ho uno dei miei che è in radio, che lui ha preso spunto da te, perché quando gli ho fatto vedere il video, e lui me l'ha detto, ma ha detto, questo è Piano Sound, perché poi qui a Roma David non lo dicono per niente, dicono direttamente Piano Sound, capito? Dice, questo è Piano Sound, e io gli ho detto, ma lo conosci? Ma ha detto, lo conosco, sì, ma che sta scherzando, io ho letto anche la sua storia, e insomma lui mi ha dato una lezione, perché magari ne sapeva più di me, e che magari invece stava al telefono, no? Lui ne sapeva più di me. Allora, David, io prima di lasciarti voglio dire che quando siamo stati al telefono ho sentito quella bellissima voce sotto di una splendida bambina, perché poi tu a Londra hai trovato anche la tua sistemazione, la tua famiglia. Certo, ho trovato, quindi sì, la mia compagna, abbiamo adesso due bambine, adesso tutte e due a luglio, tra l'altro sono nate tutte e due a luglio, sono nate due leoni, vedi, a parlare di leoni, una del 26 luglio e l'altra del 31 luglio, quindi hanno 2 anni e 4 giorni di differenza. E sono due leoni. 5 giorni di differenza, sì, e sono due leoni, quindi adesso una mi compierà 2 anni e poi l'altra 4 anni. E mi tengono sicuramente molto occupato, impegnato, infatti difficile. Io ti dico, però, per la mia prima bambina io sono stato a casa 1 anno, non ho fatto basti per 1 anno, me la sono goduto tutti i giorni. Ho fatto lezioni private a casa, non uscivo, mi guardavo, mi sono cresciuto la mia bambina. E invece la seconda non ho avuto l'opportunità, ma comunque, avendo già l'esperienza della prima, l'ho lasciata. Però io ti ho fatto questa domanda per arrivare all'ultima domanda. Sogni di fare una serata tu al piano, loro alla voce? Allora, dipende se avranno, non saranno stonate come la madre, perché se no. Però penso, guarda, non so se la voce, questo chissà, non lo posso dire ancora. Vedo che comunque sono portate per la musica. Specialmente la più piccolina è molto più attenta anche quando ascolta la musica di papà in cuffie, o quando cerca di suonare il piano, di giocare il piano, è molto più sensibile forse alla musica dell'altro, però mai dire mai, nel senso, si vedrà quando saranno un pochino più grandicelle, dai 6-8 anni, così vediamo che cosa
le ispira di più. Cantano, perché comunque quando le accompagno all'asilo, una canta fino a quando arriviamo, e quindi guarda, boh, aspettiamo. Però io te l'ho detto, ti ho fatto una domanda precisa. Tu lo sogni? Questa è una bella domanda, nel senso che non so se per le mie figlie penso a una carriera o una cosa artistica. Non ci ho mai pensato, sai, a dirti la verità. Va bene, mandami un WhatsApp, dai. Ok, David, allora siamo giunti alla fine della nostra intervista. È stato veramente un bel momento. Sono sincero, guardate le domande che avevo preparato, guardate, non ne ho fatta una di quelle che ho preparato. Praticamente siamo andati veramente a braccio. E allora, David, come si dice un po' a Roma, facciamo un po' di marchette, nel senso, diciamo dove trovare David Piano Sound, come facciamo ad ascoltarti, se qualcuno vuole comprare un tuo CD, se qualcuno vuole avere del tuo materiale, come si fa? Guarda, mi alzo anche, così almeno mi faccio le gambe. Allora, innanzitutto, delispirosound.com, quindi www.delispirosound.com. Lì c'è tutta la mia musica sugli store digitali, quindi Spotify, iTunes, Amazon. E fisicamente ho anche fatto un doppio album, che è quello che praticamente sono i miei due primi album solo piano, che usualmente do ai concerti. Per esempio, sono stato in Italia lo scorso anno, prima della pandemia, partecipando ai Piano City. Io sono stato a Napoli, Trieste e Pordenone, in un totale di 7 concerti, dove appunto presentavo le mie musiche e avevo questo dietro. Quindi chi lo voleva comprare, ovviamente se lo poteva portare a casa. Io cosa faccio? Faccio spedizioni anche a livello planetario, nel senso che chi me lo richiede mi contatta direttamente o su Instagram, David Piano Sound, o su Facebook, la mia pagina artistica, David Piano Sound, anche sul sito mi può contattare e mi scrive: voglio il tuo CD, me lo mandi? Sì, e quindi appunto io gli faccio la confezione e glielo spedisco direttamente a casa. Grande. Allora, ricordiamo e ricordalo anche tu sulle tue pagine, che da lunedì potrete ascoltare la musica di David Piano Sound, scusa il mio inglese che non è perfetto come il tuo, David Piano Sound, e lo potrete ascoltare su Radio Mia Web dalle ore 19. Quindi è uno spazio dedicato al nostro italiano a Londra, che vi farà ascoltare la sua musica dalle 19 alle 19.30, 19.40, non ci sono problemi. Faremo girare circa 3 o 4 pezzi per sera, tutte le sere, fino alla domenica. Quindi da lunedì a domenica potete rilassarvi con la musica di David Piano Sound, conoscerlo meglio e niente, rilassate la mente e ascoltate ciò che vi fa stare bene. E io ascolterò Ocean almeno 2-3 volte, perché mi piace veramente tanto. Allora grazie Davide. Grazie mille davvero di cuore. Grazie a te, alla radio, e ci sentiamo presto e ci organizziamo per altro. Va benissimo. Grazie David, grazie a tutti quanti. Allora io ricordo Radio Mia Web, questa sera la diretta con David Piano Sound. Tra domani e dopodomani potrete trovare, diciamo domani è Pasqua, quindi David, io colgo l'occasione per farti gli auguri di Pasqua a te, gli auguri di Pasqua alla tua famiglia a casa, gli auguri di Pasqua ai tuoi amici su Facebook, ai tuoi amici italiani, ai tuoi amici londinesi, ai tuoi amici basket, a tutti coloro che ti vogliono bene, alla tua famiglia, e
a questo splendido mondo che è la radio, che a distanza di migliaia di chilometri questa sera ci ha fatto stare così vicino. Quindi tantissimi auguri. Super fantastico. Tantissimi auguri Davide, ricordo Radio Mia Web, la pagina Facebook, Instagram e il sito internet www.lamiaradioweb.blogspot.com, lì potrete trovare tutto, i player per ascoltare la radio e da domani anche, da domani o da lunedì, anche la registrazione di questa serata. Davide, lascio a te la chiusura. Grazie a tutti, anche tutti i musicisti che prendono parte appunto alla mia avventura. Ho dimenticato tre nomi: Anna Sforza, Chantal, che è un amazing cantante, e un percussionista, Massimo Orselli, che prenderanno parte appunto al mio spucciato album, dove adesso è uscito il mio singolo Parallel World, sarà poi anche cantato da una ragazza romana che comunque qui a Londra, Valentina Russo, e ascoltate anche un singolo, Parallel World, e adesso sta andando anche nelle radio, quindi al mondo, Washington, New York, sono super contento, vi ringrazio tutti di esserci stati, avremo appunto adesso lo streaming, metteremo l'audio, e vi saluto tutti, un abbraccio di cuore, ascoltate musica più che potete. Grazie Davide, Radio Mia Web, David Spiano Sound da Londra, un saluto a tutti e vi lascio alla musica di Radio Mia Web. Ciao! Grazie Dario!